Cazzi, allora, video con mio padre, ve l'avevo promesso che è contento Sì, sono stasera. contento, Ok, sono contento. partita pazza, no? Come al solito dell'Inter. Vai, Ma riassunto di questa diciamo, partita. innanzitutto, vabbè, un 3-5-2 classico che perlomeno ci permette di essere un po' più equilibrati, Ok, no? perché spieghiamo prima l'Inter di Conte, quest'anno ha provato a giocare con due mediani un po' più bassi e un Esatto. giocatore più avanti, non avendo secondo noi gli uomini. Gli uomini adeguati, quindi eravamo sempre scoperti sulle fasce e quindi subivamo troppo. Diciamo approccio giusto alla partita. Partita, si sono impegnati, hanno lottato, hanno segnato. Purtroppo, sempre troppe Sì, distrazioni. Un sì. gol su palapersi, un gol che va già bene, che è stato annullato per un fuorigioco che c'era, C'era, però sì, diciamo un po' al abbiamo limite, ma rischiato c'era. grosso. E comunque, sono contento perché perlomeno la squadra si è impegnata, hanno avuto l'approccio giusto e abbiamo ancora una speranza di arrivare al Ecco, sì, risultato. perché il girone è molto, adesso non stiamo qua a fare i giochetti, devi fare, però diciamo che l'Inter dovrà fare il suo dovere, vincere. L'Inter Cioè, deve deve vincere. vincere, poi vedremo Se non cosa succederà nell'altra vince, partita. niente. Poi vedremo cosa succede nell'altra partita. Però se non vince, nessuna speranza. E a Milano con lo Shakhtar sicuramente possiamo vincere. Sì, ok. E diciamo, secondo te, diciamo, Conte sappiamo che a te non è mai piaciuto, a me lo sapete che non mi piace. E volevo, ecco, una cosa, che inizio partita cosa ti ho detto? Che l'Inter? Che l'Inter avrebbe Che vinto. avrebbe Sì, vinto. sì, E invece sì. lui ci credeva un po' Io meno, ci credevo quindi, un po' meno. Sì, infatti. sì, sì. Vittoria un po' alla fine raffazzonata, però alla fine ce l'hanno fatta. Dicevamo, Conte, secondo te, cosa ha fatto di buono oggi? Magari un Ma po' oggi meno diciamo bene, che ecco. secondo me ha messo il centrocampo che piace a me, Che cioè abbiamo con Brozovic, che è il Brozovic. giocatore Esatto, imprescindibile, ok. imprescindibile, e senza Vidal, perché secondo me Vidal comunque ha combinato troppi Finito, pasticci. finito. Gagliardini ha fatto una buona partita, niente di eccezionale, ha fatto una buona partita. Barella, solita partita Sì. generosa, senza acuti. Esatto, Sul primo gol si è perso l'uomo, Barella, esatto. l'inserimento di Pleo, però Però ci può ci stare, può sì. stare, no? Tutto quanto. Per il resto, diciamo una buona prestazione. Lukaku, sempre monumentale. Lautaro, anche se non ha segnato, comunque si è Sì, è impegnato, vero. ha E sfiorato un aggiungo che gol. Lukaku, ne parlavi tu durante la partita, in Europa è un Lukaku diverso. Diciamo che in Italia c'è molto tatticismo, quindi ormai il gioco che l'Inter fa su Lukaku, gli Lo sanno allenatori lo tutti. Sì, studiano, quindi lo raddoppiano sempre tutti. In Europa probabilmente sono squadre più forti, però gli lasciano un po' più di libertà. E quindi diciamo Lukaku, che diciamo, secondo me il meglio di sé lo dà può dare il qua. meglio di sé, Perché negli spazi il gol che ha fatto il esatto. primo è spettacolare. Bello, Cioè, bello, veramente lancio di Brozovic, però lui fa tutto lui. bello. E Sì, dei sì, gol sì. che faceva un po' in Inghilterra, no? Che ne Esatto, avevano parlato negli scorsi esatto, video. esatto, E diciamo, ecco, adesso tu dovessi dire passate, no? Ti senti esatto. di... Ma c'è una speranza. È chiaro che loro, secondo me, non possono fare troppi calcoli perché nel caso che pareggiassero, rischiano anche che se lo Shakhtar vincesse o Sì. pareggiano, il Real Madrid non passa. Quindi, secondo me, non Quindi possono Real e fare Borussia calcoli. dovranno probabilmente Dovranno giocarsela e l'Inter giocarsela. dovrà E l'Inter vincere. deve vincere. Se non E vince, beh, è giusto niente. che È vada giusto fuori, che perché in vada un fuori. girone insidioso, possiamo dire, ma Sì, abbordabile, 5 punti comunque sono in 5 pochi. partite sono pochi. E diciamo che storicamente, io se penso all'Inter degli scorsi anni in Champions, l'ultima partita in casa è lì che L'abbiamo siete sempre sempre. Avete toppato. mancato proprio l'ultimo L'abbiamo appuntamento. sempre toppato. Sempre toppato l'ultima partita perché forse non abbiamo la mentalità giusta in Europa e tutto quanto. Però dai, stavolta ci proviamo, cerchiamo di Diciamo che essere sì, un po' più nell'anno vinti. più incredibile nel girone Esatto. peggiore, perché poi gli anni scorsi mi ricordo con Spalletti aveva vinto col Tottenham, era partito Sì, 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 bene, sì. Esatto. in due partite mi ricordo 6 punti, Tottenham e PSV, poi era crollato. Quest'anno in un girone ti ritrovi quasi quasi che hai il destino, diciamo, nelle tue mani. Non ancora, però diciamo parzialmente nelle nostre Parzialmente, mani. parzialmente Sì, sì. sì, sì. Shakhtar con una squadra imprevedibile, perché abbiamo visto prendere 10 gol dal Borussia, pareggiare con l'Inter, poi andare a vincere con Real, segno che è un Real. Il mese di novembre ha vinto solo con voi, Cioè, quindi un esatto, motivo c'è. noi se non passassimo è solo colpa nostra perché appunto abbiamo dato 6 punti al Real che in un mese ha vinto solo con Sì, noi, quindi almeno anche solo un anche punto solo si un punto poteva, all'andata si poteva sarebbe prendere. stato molto diverso perché adesso saremmo a pari con loro, forse un punto in più, quindi sarebbe tutto diverso. Però ormai com'è andata è E andata si gioca e si tutto gioca all'ultimo. tutto all'ultimo. Bene, ok, quindi Atalanta è tanto pareggiato, se la giocherà anche loro l'ultima giornata, ragazzi.
Un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani, ovviamente, con le altre partite. Bella.